Crazy Stoner, voto 10. Implacabile e spietato, se ne va e controlla i rivali, grazie ai decimi che tiene di riserva nel marsupio. 20 gare con la Honda, 19 podi, 12 vittorie. Super Canguro. Jorge Lorenzo, voto 8,5. Tenta di arrivare all'attacco di Stoner guidando in maniera perfetta, ma l'impresa è impossibile anche per Jorge. Bello, ma poco aggressivo. Dovizioso, voto 7,5. Buona prova, autorevole nel battere Crutchlow, ma il podio è ancora lontano. Manca poco. Valentino Rossi, voto 6. Guida meglio del solito la Ducati, ma l'abisso che lo divide dai primi è profondissimo. Battiscafo. Mark Marquez, voto 10. Si vede lontano un chilometro che è di una categoria superiore, infatti è già in MotoGP. Sa usare tutte le armi a disposizione di un pilota. Il numero 1 della Moto2. Romano Fenati, voto 6. Invischiato nella bagarre, viene abbattuto da Louis Rossi. Romano torna sul pianeta Terra. Umano. Sarà contento Andrea Iannone, che ha sentito che Marquez è il numero 2 della Moto2, che è già in MotoGP. Bell'amico Marco Masetti. No, voglio dire, nel senso, Marco ha sicuramente analizzato la classifica, queste gare. Ma non conosce i problemi. No, ma voglio dire, conoscere problemi o non problemi, alla fine poi quello che conta realmente sono i fatti, quindi quando secondo me un giornalista va ad analizzare è anche giusto che analizza il risultato puro, a prescindere poi dai fatti o le pugnette, come si usa dire, no? Le pugnette in questo momento non contano, contano i fatti. Lui in questa prima parte di stagione ha fatto più fatti di me come di altri piloti, quindi si merita quello che ha avuto da Marco questo suo giudizio, e secondo me è giusto così. E poi non ci dimentichiamo una cosa, che Marquez è già in MotoGP, sì, perché sì. Pensa che la Honda sta litigando con la donna, perché vuole aggirare la norma secondo la quale il rookie deve iniziare la prima stagione in un team satellite. La Honda ha detto: a noi questo non interessa, abbiamo questo pilota, lui è sotto contratto Repsol da una vita, da quando ha iniziato a correre in moto. Quindi lui è già in MotoGP e adesso stanno solo decidendo chi resta a piedi. Io sono felice, ecco, che se questa situazione venga girata, perché potrebbe far bene anche a me. Esatto. Potrebbe essere un capocordata per aprirvi anche la strada. Potrebbe solo far bene, dato che dato i nostri obiettivi che vogliamo raggiungere, se abbiamo, diciamo, siamo così bravi da raggiungerli, fa solo bene, perché Yamaha, i contratti scadono a tutti e due, in Ducati anche, diciamo in Honda anche, quindi non lo so, se battiamo Marquez in tutte le gare, la Honda può anche dire va bene. Anche cambiare idea. Quindi voglio dire, no, quando riesce ad andare forte e non c'è diciamo Fabio, una roba che... Trattamento da ufficiale in un team satellite? Cioè, non è mai Simoncelli come un team ufficiale. C'è sempre una differenza. Ragazzi, invece Thomas, ho visto che nicchiavi un poco sul 6 a Valentino Rossi, sbaglio? Ho intravisto una tua smorfia, non so se di dolore o non eri d'accordo con Marco. No, per carità, Valentino, per quello che sto seguendo, non so, io quando ho visto due gare or sono, Hayden in terza posizione, Valentino così tanto staccato, non me lo spiego, cioè dico, gliel'ha data su, come diciamo noi a Bologna, per una qualsiasi ragione, perché d'accordo la moto è difficile da guidare, per quello che ho visto in passato lo stesso Melandri ebbe grossissimi problemi con la Ducati, però un Hayden terzo non mi spiego perché Valentino non ha quel qualcosa in più che deve avere di un Nicky Hayden, diciamo. Entriamo nel pianeta proprio di Thomas Biaggi, tu non gliel'hai mai data su, come si suol dire, anche nei momenti critici, anche quando hai dovuto rinunciare alla Formula, ricordiamo che è nato con la Formula, ha vinto un campionato, ha battuto Felipe Massa, purtroppo Massa è andato in Formula 1, Thomas Biaggi è rimasto a piedi quell'anno. Sì. Sei andato nel Gran Turismo con la Maserati, hai vinto un titolo mondiale, hai guidato le Ferrari ufficiali, hai guidato anche delle Ferrari di Formula 1, poi la grande esperienza della BMW, e continui a non mollare. Hai compiuto 36 anni il 7 di maggio,
Ma guarda, quello penso per un pilota la cosa più importante è l'energia che ha mentale, la motivazione, la passione, l'amore per quello che fa. Io l'amore che ho per le corse è quello di quando avevo 16 anni, quando io e te ci siamo conosciuti a Milano. E tu pulivi gli specchietti della mia macchina. Esatto. È capitato anche questo. Ero molto più timido, lo sono tuttora, ma all'epoca ero timidissimo. Però la passione, la motivazione è quella di allora. E quindi quando un pilota si mantiene integro fisicamente, non ha stravizi e tutto, può andare avanti a lungo con la carriera. Diverso è se viene per qualsiasi ragione, viene a mancare dal mio punto di vista la motivazione, l'amore per quello che fai. Thomas, pensi di essere invidiato da parte di molti tuoi colleghi per il fatto che sei uno dei pochissimi italiani che è un professionista? Ed è un professionista in tutto, a 360 gradi, ricordiamoci, hai un sito internet, rispondi personalmente ai fan, cioè curi tutto da solo. Sei anche un esempio che i giovani dovrebbero seguire. Hai anche una nuova azienda nel quale c'è un simulatore di guida che hai aperto con un tuo amico storico che è ex ingegnere della Ferrari, ingegner Mazzola. Tutto diciamo che ruota attorno alla passione, no? E quindi tu non, se deleghi una persona a fare qualcosa per te, non traspare, non viene fuori la tua passione. Io per esempio, come tu dicevi, i fans li curo magari di notte, rispondo a tutti da sempre. Questo anche perché ho un grande rispetto per loro, perché io nasco prima che come pilota, come tifoso. Io mi ricordo, tu mi hai visto tanti anni fa venire a Imola in scooter, feci 100 chilometri, ci siamo salutati. E io mi chiese se potevo farti fare un autografo da Schumacher, che aveva appena concluso la corsa, il Gran Premio di San Marino del 93. Bravo, hai una memoria elefantiaca. E allora andammo assieme dopo la corsa, stavano chiudendo la Saracinesca del Benetton, andai da Michael e gli dissi: potresti fare un autografo perché questo ragazzo corre già in macchina ed è l'unico pilota italiano che corre a 17 anni. È vero. E lui ti fece l'autografo. È vero, bravo. E penso questo traduce in poco la passione che io avevo, no? Magari molti giovani di oggi avrebbero bisogno di questo, di quella forza che ti fa mordere il volante perché ti sei sudato anche determinate cose, non ti sono venute regalate. Acconsente anche Iannone, che è uno che la pagnotta fino adesso se l'è sudata rispetto anche dei santi. Thomas, andiamo a vedere la tua impresa di Vallelunga? Ma con molto piacere. Andiamo a vedere il servizio sulla GT italiano a Vallelunga. Bene. Bellissima la stagione sabato, guardate quello che è capitato domenica. Vedendo quello che è accaduto nelle prime due gare del campionato italiano Gran Turismo disputatesi a Vallelunga, sembra che ci siano già due case in fuga. Audi e BMW, la prima con le rinnovate R8 Ultra e la seconda con le debuttanti in Italia Z4, hanno dominato la concorrenza di Porsche e Ferrari, permettendo alle coppie formate da Andrea Sonvico, Cristian Montanari e Thomas Biaggi, Stefano Colombo, di vincere rispettivamente la prima e la seconda corsa. Il segreto delle due vetture risiede nel fatto che riescono a sfruttare meglio delle concorrenti le gomme Avon, diventate nel 2012 le coperture obbligatorie per tutti quanti. La Porsche GT3R, con la sua disposizione a sbalzo, non riesce ad avere un buon grip, mentre la Ferrari 458 GT, a causa anche del balance performance, paga l'eccesso di peso superiore di 100 kg alle rivali. Gara 1 si è disputata sull'asciutto e di fatto non ha avuto storia. Al via, l'Audi di Andrea Sonvico si è involata al comando, inseguita dalla BMW di Stefano Colombo e dall'altra R8 di Alex Frassinetti, mentre più distaccati erano Comandini, Barri, Monti, l'inglese Lyons e Michela Cerruti. La situazione non mutava nemmeno dopo il cambio di pilota con Montanari, che dopo aver sostituito Sonvico andava a vincere sulla BMW di Biaggi e Colombo e sull'altra Audi dei debuttanti Frassinetti e De Benedetto. Quarti al traguardo Balzan Barri con la Porsche dell'Ebi Motors davanti all'altra Porsche di Monti Passuti, alla BMW del rimontante Liberati e alla Ferrari dell'ex pilota di Formula 1 Enric Bernoldi. Gara 2, dove lo schieramento è determinato dal secondo turno di qualifica, ha visto le BMW di Biaggi Liberati in prima fila davanti alla Porsche di Balzan, che riusciva a infilare il giovane laziale e a portarsi dopo il via al secondo posto. Con l'arrivo della pioggia, la migliore trazione della Porsche del pluricampione della Carrera Cup Italia aveva il meglio sulla Z4 di Biaggi, che preferiva non prendersi rischi, facendosi passare anche dal compagno di team Liberati.
In crisi invece le due Audi di Montanari e di Benedetto, mentre tra le GT2 si confermava il dominio della nera Ferrari di Diego Romanini. Dopo un diluvio che ha mietuto parecchie vittime, Fornaroli e Passuti per primi, la corsa ha costretto a poco i piloti a cambiare le gomme, con Balzane e Biaggi che rischiando hanno proseguito. La svolta si è verificata dopo il cambio di equipaggio. Barry, compagno di Balzan, si è trovato in difficoltà con la trasmissione bloccata, mentre Colombo ha condotto fino al traguardo la Z4 che divideva con Biaggi, davanti ai bravissimi Bernoldi e Lyons, con la Ferrari e al rimontante Sonvico. Quarto finiva Frassinetti, autore di una leggera toccata con Michela Cerruti, che tagliava il traguardo con una gomma forata in sesta posizione. A Romanini Rocca andava la vittoria del GT2, mentre tra le GT Cup il primo posto era appannaggio della Lamborghini di Sanne Stankeris, che si sono presi la rivincita grazie alla trazione integrale, sulle Porsche GT3 Cup del team Antonelli, dominatrici in gara 1. La prossima corsa, con Biaggi Colombo in testa alla serie, sarà nel weekend del 9-10 giugno al Mugello. Eh beh, Thomas, direi che è stato un bel inizio di campionato, forse non ve lo aspettavate neanche voi, e c'è questa variabile delle gomme Evon che ancora non sono state capite da nessuno, di fatto. Sì, effettivamente gomme che paiono avere un degrado al posteriore importante, rende la vettura difficile da guidare durante la corsa e viene fuori il pilota che gestisce al meglio anche gli pneumatici, che ha la guida più pulita. Ovviamente si parla di due piloti, quindi le caratteristiche di entrambi devono in qualche modo collimare. Va bene, adesso un attimo di pausa, poi ultima parte, continueremo a parlare di Thomas Biaggi, di Andrea Iannone, ma anche del Gran Premio di Formula 1 di Spagna. A tra poco.